Gaia Mattiolo, ospite eccezionale questa sera, non solo perché ha vestito una gran parte delle dame e delle signore, ma perché stasera si farà propositore di un'iniziativa eclatante che ha a che vedere con lo stile e il buon gusto. Sì, sono qui più che altro perché mi vogliono passare il testimone. Prima per così assaggiare tutto quello che di buono ci prepareranno i concorrenti, tra virgolette, e poi per essere testimone di questo nuovo progetto che si chiama Fashion and Law, dove praticamente accostano i diritti del Made in Italy con i diritti della legge, che sono due cose apparentemente molto distanti, ma con cui tutti i giorni ci si combatte, ci si ritrova. E purtroppo tanti avvocati, il mondo della legge non informa esattamente tutti, e quindi molte persone si trovano poi così fuori del non sanno cosa fare, insomma. Quindi io sono come testimonial di questo progetto. Allora, se il maestro mi permette una digressione, io però vorrei chiedere, al di là di questo ruolo di giudice di gara, di una gara un po' particolare, perché la disfida in singolar tenzone tra avvocati contro magistrati, mi domandavo se il maestro fosse anche bravo in cucina. Allora, mi piace mangiare, non sono bravissimo a cucinare, preferisco quando cucinano gli altri, ovviamente quelli che sanno cucinare. Maestro, se dovesse abbinare un piatto ad un abito, quale sarebbe l'abito? Non so, un tagliere, un abito da sera, abbinato a che cosa? Un dolce, un primo? Beh, visto che ci avviciniamo al Natale, un bel tagliere rosso abbinato però ad una pizza margherita. Dimostra di essere un buon intenditore il maestro Gaia Mattiolo. Grazie e buona serata a lei.